che avranno luogo insomma in questa settimana, il prossimo fine settimana, qui a terra, lungomare nord, lungomare sud, centro cittadino sono diciamo le aree interessate da queste due manifestazioni. Voglio ringraziarvi innanzitutto per essere presenti anche per me in questa ricorrenza e partiamo in ordine cronologico dalla prima festa che andiamo a presentare, ovvero la festa del mare, che è sostanzialmente una replica dell'evento che già abbiamo fatto il 30 luglio di concerto con i planeatori che sono qui presenti della persona di Govenditti e di Pietro D'Andrea come rappresentante dei planeatori. L'evento, come ho detto, sarà sostanzialmente un po' più colla di quello che abbiamo già fatto. L'unica cosa ci sarà la presenza degli artisti di strada che erano facciamata rimane a rallegrare sia la passeggiata sud che la passeggiata. Abbiamo integrato anche con qualche piccolo intrattenimento per i bambini, cosa che nella scorsa manifestazione non c'è stato possibile, e quindi ci sarà questa ulteriore serata sul lungomare. Ho visto che già dal primo esperimento c'è stata davvero una gran bella riuscita. Abbiamo avuto diciamo, dei ritorni in termini di partecipazione notevoli, contando pure il fatto che comunque non è stata fatta una grossa informazione, non abbiamo avuto i tempi per poter divulgare e pubblicizzare bene l'evento. Speriamo naturalmente che questo evento abbia maggiore riscontro in termini di partecipazione. La locandina è quella che vedete affissa anche qua sotto, poi vi farò avere naturalmente anche il digitale, così potrete postarlo sulle vostre pagine. Questo è il primo evento. Passiamo poi all'evento che invece sarà il giorno successivo, il Termoli Basker, quindi la Termoli Basker Night, sperimentata già nella passata stagione estiva, un evento che è stato di grosso gradimento, sarebbe sostanzialmente il Festival degli Artisti di Strada. Abbiamo capito insomma che sono manifestazioni che sono di alto gradimento e quindi abbiamo pensato di riproporla anche quest'estate. All'interno del Termoli Basker Night naturalmente saranno interessate tutte le vie del centro cittadino, okay? Quindi ci saranno esibizioni itineranti di artisti di strada e saranno, ripeto, prese in considerazione tutte le vie del centro, Traversa, Piazzette, il Corso Nazionale, tutto il centro sarà investito da queste esibizioni di artisti di strada. In più, in Piazza Duomo ci sarà la compagnia di circo teatro Madame Rebinet che porterà lo spettacolo che quest'anno sta portando in giro diciamo, nelle varie della loro tournée, si chiama Giro della Piazza, uno spettacolo molto molto bello. Ci tengo a sottolineare come all'interno di questa compagnia teatrale c'è anche un pezzo della nostra Termoli presente, Alessio Pollutri, che è un caro amico e comunque poi un nostro caro concittadino che oramai gira le piazze di tutta Italia e d'Europa. Ormai è un nome affermatissimo. Bravissimo, infatti un nome estremamente affermato in questo caso nel teatro, quindi ci fa piacere. Oltre che bravissimo, assolutamente. Ci fa piacere poterlo riportare qui a Termoli e sono convinto insomma che sarà un grandissimo spettacolo. Inoltre all'Albo Tornola avremo un'altra rappresentazione di assoluto livello. È una cosa che abbiamo concertato qui con l'architetto Saverio Medici che è al mio fianco e abbiamo voluto integrarlo all'interno di questa manifestazione ma proprio per dargli il giusto slancio e la giusta visibilità. Questo era diciamo l'obiettivo, anche se poi andiamo a vedere, se andate a vedere bene con l'arte di strada poco c'entra, però abbiamo voluto dargli diciamo quanto più rilevanza possibile. Nei meriti della rappresentazione non entro io, passo la parola all'architetto Metri, così potrà spiegare meglio quello che avverrà in Largo Tornola la sera del 15 agosto. Ma sera ci parla Termolese, abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno facciamo una sera ci parla e ci canta Termolese, perché abbiamo inserito in questo programma prima Nicola Palladino, che poi
spettacolo per me è una cosa importante. Io ho cominciato nel 1980 a scrivere poesie in termolese, poi ho scritto anche su vari periodici online, eccetera. E quindi, anche se vivo a Milano ormai da 50 anni, io mi ritengo termolese a tutti gli effetti. Tant'è che pensavo che sulla mia tomba farò scrivere Saverio Metere termolese, non milanese. Perché Milano mi ha dato tutto, mi ha dato lavoro, famiglia, gli amici, eccetera. Termoli per me sempre, mi è sempre rimasta nel cuore. E come, per fare un paragone, il gabbiano di Jonathan, se qualcuno di voi lo conosce, che vola in alto e poi in plana, in alto vedo un paese bellissimo, poi plana nei vicoli, nelle strade, nelle piazze, magari si accorge che qualcosa non va. Ecco, io nei miei articoli dico l'una e l'altra cosa, se c'è qualcosa di buono, se c'è qualcosa di... E il precedente sindaco Stocco mi ha riconosciuto questo merito, che quando dovevo dire di male, dicevo male, poi dicevo bene, quindi fa parte, è una delle mie caratteristiche dire sempre quello che penso. Le verità nascoste, le verità che non si possono dire, io faccio di questo fatto una mia bandiera. Che cos'è innanzitutto questo? Perché sono preso in questo turbinio di eventi che a Termoli fatico a fare. La riscoperta del vernacolo è una cosa importante. Allora io faccio sempre l'esempio di una stanza buia dove c'è una candela senza luce. La candela, la possiamo vedere, se c'è la fiammella. Con i pugnetti aperti. Dico, mi voglio nascere per malese. Andò in notte mamma, andò in notte padre, andò c'è sta San Bassano che è usante me. E voglio nascere a Termoli. E sta in grazia di Dio a sopare la calma, a fianca, a rumore me. Voglio sentire un profumo di violo in primavera, un sole dall'esterno, e un virgo, e sincero, e un palla di un garbena, che fa scoppare i recchi, un maestro fresco, e un mare che serneggia. Che voglio nascere a Termoli, pure se sono cinese. Il mio dito documento c'è scritto che è termolese. Michele Barilli, usciamo dalle feste di San Basso, un grande successo con lo Street Food e con Irene Grandi. Si presentano altri tre avvenimenti che riempiranno in qualche modo questa settimana. Sì, allora abbiamo presentato questa mattina appunto le due manifestazioni che avremo modo, diciamo, di vivere nel fine settimana. Il 9 di agosto con la Festa del Mare, che è in sostanza una replica della festa del 30 di luglio che abbiamo fatto sul Lungomare Sud e Lungomare Nord, frutto naturalmente della partecipazione dei balneatori e di questa collaborazione che abbiamo instaurato con loro, e la quale naturalmente di lavorare e di proporre eventi naturalmente anche per le stagioni future. Il 10 agosto invece avremo il Termoli Basker, che è l'evento, la festa degli artisti di strada, un evento che abbiamo già sperimentato nella passata estate e che riproponiamo quest'anno visto il gradevole riscontro che abbiamo avuto. Le manifestazioni, come abbiamo detto, il 9 di agosto interesseranno Lungomare Sud e Lungomare Nord, mentre quelle del 10 di agosto tutte le vie del centro, quindi a partire da Piazza Duomo fino a risalire a Corso Nazionale. Ci sarà anche in quest'ambito una serata dedicata al vernacolo termolese, un qualcosa che riproponete già dallo scorso anno.
Sì, questa è un'ulteriore replica, abbiamo voluto ripresentarla anche quest'anno, una rappresentazione in vernacolo termolese organizzata dall'architetto Saverio Metere. L'ho voluto inglobare all'interno del Termoli Basker non tanto per il collegamento proprio di finalità della manifestazione, ma perché comunque ho ritenuto, insomma, che fosse un evento che meritasse, diciamo, un attimino di visibilità per Termoli. E a lui, diciamo, è spettata tutta l'organizzazione logistica della manifestazione. Noi gli abbiamo voluto solo riconoscere, diciamo, un nostro supporto, e così è stato. Loro interesseranno più la zona del Borgo Antico, in particolare di Largo Tornola. Ecco, un'ultima annotazione per quanto riguarda i parcheggi: anche per questa settimana l'amministrazione comunale ha previsto un servizio navetta per chi non vorrà o non potrà arrivare in centro in macchina. Sì, assolutamente sì, questa è un'altra cosa molto importante. Abbiamo previsto per tutte quelle manifestazioni che abbiamo ritenuto diciamo, supportare con questo tipo di servizio, vista magari diciamo, il grosso afflusso di persone che queste manifestazioni interessano, e la navetta sarà istituita anche per il Termoli Basker, quindi per il 10 di agosto. Ripeto che la navetta partirà da Piazza del Papa, seguirà il percorso passando e sostando allo spiazzale del cimitero per poi arrivare a Piazza Stazione. Il servizio partirà dalle 9 di sera fino all'1 di notte. Calcoliamo un po' di tolleranza, abbiamo parlato proprio questa mattina con la ditta, la quale comunque si è resa estremamente disponibile, e la ringrazio pubblicamente per questo ulteriore sacrificio che sta facendo per venire incontro a Termoli e ai termolesi.